Oggi stavo, come al solito mio, stavo spulciando i vari bundle dei vari siti per il mio shopping compulsivo solo di possedere i giochi e mi trovo in homepage Wolchen. Lì per lì rimango straniato e ho detto, boh, è da 4 anni in sviluppo, nessuno ne ha parlato, può essere che è già uscito. Vado a vedere su Steam. Il 13 febbraio 2020 è uscito Walcher e nessuno della stampa ufficiale mi ha avvisato! Vabbè, non hanno manco seguito lo sviluppo, che cazzo pretendo? Wolchen, Lords of Mayhem, è un titolo che è in sviluppo dal 2014-2015 circa sotto il nome Umbra. che poi in corsa è stato cambiato nel 2016 in Wolchen Lords of Mayhem. Questo titolo è un hack and slash ispirato a Diablo che è in sviluppo da ben 4 anni. Quanto pare questo mese è uscito. Io questo titolo lo seguivo come la Madonna, lo aspettavo come la Madonna, perché dopo la delusione di quel cazzo di Diablo 3 che fa schifo alla merda, speravo in questo progetto, i 14 ragazzi francesi che hanno fatto la campagna Kickstarter per sviluppare questo titolo. L'ho seguito finché ho potuto. Poi, ovviamente, la stampa, la grande stampa specializzata che non copre mai un cazzo di videogioco, non hanno alcuna notizia, però ci avvisano comunque che uscirà GTA 6, uscirà The Last of Us Parte 2. Dal 2014 che ci stanno avvisando che usciranno. Ma a noi, sinceramente, non ce ne fotteva un cazzo. Perché non parlate di tutti questi giochi indie? Perché non coprite notizie riguardo a questi giochi indie? Io avevo perso le tracce di questo Wolchen. E non può essere che mi spunta dal nulla. Io ero rimasto alla Early Access del 2016, 2017, 2018, l'ultimo aggiornamento sparso ho ricevuto. Ma poi più niente. Cioè, io devo farmi un'idea se comprarlo o no questo Wolchen. Ovviamente la stampa non ne ha parlato, quindi come posso farmi un'idea? Guardo le recensioni su Steam. Oh, anche chi recensisce su Steam è un ignorante del cavolo! Le recensioni sono del tipo: gioco buggato, pieno di problemi, problematiche al lancio. Porca di una puttana, utenti, videogiocatori, perché vi state lamentando di un titolo indie, autoprodotto, sviluppato da 14 ragazzi dai 25 ai 30 anni massimo, che costa 35 € e non vi lamentate dei titoli Ubisoft, Bethesda e quant'altro che costano 70 € e al lancio sono devastati e non funzionano? Dovete pre Io pretendo che se pago 70 € un gioco funzioni a regola d'arte e soprattutto sia completo, non sia senza finali come tipo un Dragon Age Inquisition o un Odyssey, e non ci siano DLC che permettono una migliore esperienza, ma sia con 70 € già il gioco completo. Anzi, a maggior ragione, se spendo 120 € per Season Pass, cazzi e mazzi, io voglio il gioco perfetto, perfettamente funzionante senza problemi. E invece i vostri AAA fanno uscire questi giochi rotti e non se ne vergognano, anzi voi utenti li perdonate e non perdonate questi ragazzi. Tu, un'altra critica utente. Il gioco è stato sviluppato in 4 anni. Porca di una puttana, 4 anni sono un miracolo! Perché un gioco con così poche persone di solito si sviluppa in 8 anni. Ma anche i AAA vanno sviluppati in teoria in 8 anni. Le vostre case di sviluppo che vanno abituato bene perché vi truffano. Prendiamo Rockstar o una CD Projekt Red. Tra un gioco e l'altro perde 8 anni di sviluppo, come è giusto che sia, 7 anni, 6 anni, quello che è. Ma è giusto questo quantitativo di anni per sviluppare un titolo? A maggior ragione, 4 anni per 14 persone, un titolo così ambizioso è un miracolo. Perché non perdonate questi ragazzi? Perdonate i AAA e non perdonate questi 14 ragazzi se il loro gioco è leggermente buggato. Cavolo, sono 14 ragazzi, non sono una multinazionale con 1000 sviluppatori al lavoro. E soprattutto hanno speso un budget molto molto più inferiore. Portate rispetto. E soprattutto, da quello che sto vedendo da Twitch, questo qua è un gioco meglio di Diablo 3. Molto meglio. Addirittura su Twitch sopra Overwatch e sta allo stesso livello di World of Warcraft in fatto di visualizzatori. Ce ne rendiamo conto? In sintesi, esperti, influencer, stampa specializzata, cazzi e mazzi, perché non state parlando di Wolchen?